tired, weary cowboy who's been in the saddle all day, searching the hills and the valleys for cattle that have gone astray. Holy, Santi Scarcella, pianista e compositore. Abbiamo il piacere di averlo questa sera in Accademia e terrà un concerto che sicuramente vi piacerà. Il maestro ha studiato presso il Santa Cecilia, è stato presente in alcuni programmi della RAI, RAI 2 e RAI 3, ed è molto conosciuto non solo a Reggio ma anche nelle altre città d'Italia. Quindi è un onore stasera averlo in Accademia. Vi auguro una piacevolissima serata e invitiamo il maestro Santi Scarcella e invitiamolo con un grande e caloroso applauso. Grazie.
Buonasera a tutti. Ringrazio Silvana di avermi invitato e tanti tantissimi amici che sono di questa sera ad ascoltare questo concerto. Il concerto si intitola Dall'America all'Italia ed è un percorso che farò appunto dall'America del Nord fino a arrivare all'Italia del Sud. I primi due brani che avete ascoltato sono due brani di Dizzy Gillespie, uno che era è nato in Tunisia e l'altro era un brano di Sonny Rollins dal titolo St. Thomas, lo stile Calypso. Adesso proseguiamo questo bellissimo viaggio appunto dall'America del Nord con un grandissimo autore che si chiama George Gershwin, uno di quelli che credo insomma conosciate, uno che non ha vissuto moltissimo, però in quel poco tempo che ha vissuto ha fatto 33 musical, 700 canzoni e oltre 15 opere liriche, pensate insomma alla sua capacità. La cosa divertente di questi grandi compositori è che nonostante fosse così grande, è arrivato fino ad Ravel, pensate, a chiedere ma sono bravo o non sono bravo? E lui rispose, beh, perché devi essere un Ravel di seconda mano quando sei già un Gershwin di primo ordine? Buon ascolto. Thank you.
andrò avanti con un compositore che stimo tantissimo, uno per la bellezza della sua scrittura, ma l'altro per il fatto che ha potuto scrivere musiche non solo da film, che questo ringraziando il Signore capita insomma a poi un po' a tutti, ma di scrivere musiche da film per i bambini. E lui è Frank Churchill, ha avuto il piacere e l'onore di scrivere le musiche per Biancaneve e Sette Nani, pensate. E una delle canzoni che più è rimasta poi insomma in mente negli anni è Someday My Prince Will Come. Buon ascolto. Non si può che arrivare al blues, alla parte del blues, quello da cui poi nasce insomma il vero jazz, quel blues che poi ha portato appunto alla prima incisione in America nel 1917 di Nick LaRocca, che con la sua Original Dixieland Jazz Band registrò la prima orchestra. E pensate che Nick LaRocca era appunto italiano, era di Santa Paruta, era di Palermo,
a dimostrazione del fatto che questa musica, questa nuova musica è stata fatta sì in America, ma da tantissimi italiani oltre che africani, insomma spagnoli. E tornando appunto al blues, la bellezza di questo blues sta proprio nel concetto delle work songs, nei canti di lavoro, quelli proprio che tutti poi, da cui la storia insomma parla di tutte, anche persino a Reggio Calabria, ma in Sicilia, nelle zone di mare in modo particolare, no? I lavori proprio dei pescatori e quant'altro, che poi si sono trasformati in spirituals, in gospels. E allora questa sera vorrei comandarvi con un blues e la mia lode al Signore con un titolo Signore fammi una grazia. Grazie. Insomma, cioè qualche volta qualcuno ti risponde, per esempio io faccio signori e gli altri signori fammi una grazia, per dire insomma, visto che capite bene la lingua potremmo pure provarci, proviamo un attimo, proviamo. Facciamo se la croce e partiamo. Sì, sono sì, no, di Bergamo l'avevamo detto, cioè nessuno di Bergamo Silvana, non so se si ricorda. No, sto a Roma 10 anni, si sente l'accento di Roma subito, vero? L'accento, ah? Impeccabile. Allora, signori! Signori! Oh, non è male, sai? Fammi una grazia! Fammi una grazia! Mi! Picchi! Picchi! Non c'ho un giavaglio! Non c'ho un giavaglio! Zero, dai! Zero. Signori! Signori! Vi posso portare a registrare il disco nuovo? Perfetto. Dammi lo spiraglio! A Milano sono impazzito per fargli dire spiraglio. Non ci sono riuscito proprio. Qua non c'è. Signori! Se qualcuno batte le mani non sarebbe neanche male, a questo punto vediamo tutti. Signori! Fammi una grazia! No, però dovete battere le mani e rispondere contestualmente, se no non funziona. Decidiamoci. No, non qua c'è te. Signori! Thank you.
di sesso e abbiamo persino ottenuto la par condicio. A mia mamma canna stanno pigliando un pochettino con culo, va. Verso l'America del Sud, è uno degli autori che è doveroso insomma nominare e poi suonare, è sicuramente Carlos Jobim. Jobim insieme a Vinicius ha scritto veramente tantissime canzoni memorabili e poi è stato il vero ideatore, diciamo così, della bossa nova, quello stile che poi insomma è andato in giro per il mondo. Questa sera lo mangiamo con lui, ha scritto tantissime canzoni, da One Note Samba a Desafinato a appunto Ragazze di Ipanema e quindi insomma Corcovado. Questa sera cominciamo con anche Ragazze di Ipanema, ma insomma chiave, come avete capito, un po' più jazzistica, diciamo così. Buon ascolto. Thank you.
Un altro autore molto importante, sicuramente brasiliano, è Zichino de Abreu, e questa sera vi faccio ascoltare un brano che insomma è veramente un cavallo di battaglia, insomma, della musica in genere, che è Tico Tico. Buon ascolto. Thank you.
era proprio sudamericano. Era sudamericano. Era proprio sudamericano. Perché fondamentalmente siamo sudamericani. Ma insomma, poi la verità è che insomma poi il sud ha fatto nascere la musica, parliamoci chiaro. Napoli, piano piano ci arriviamo. Non può mancare Napoli. E no. Per esempio un. Cominciamo ad arrivare all'Italia, insomma questo percorso cammina e incominciamo insomma dall'America, dall'America, dall'Italia del Nord. Come? Le paventoni, cominciamo dai paventoni, sì. Insomma qualcosa di buono fondamentalmente l'hanno fatta, insomma adesso. Non tante cose, ma quelle buone l'hanno fatto, insomma. E comincio da una città per me, a me molto cara, che è Genova. Genova fondamentalmente è una città molto meridionale, perché è una città di mare, una città che ha dato la possibilità di importare cultura ma anche di esportarne tanta, e ha avuto dei grandi autori di musica, Fabrizio De André, Tenco, Paoli, Lauzi, Fossati, e questa sera ho pensato di omaggiare Genova con un grande autore che è Luigi Tenco, Mi sono innamorato di te. Buon ascolto. Thank you.
Nessun dorma. Arriviamo nel Lazio, a Roma, che è la città che per ora mi sta ospitando, perché insomma, da buona, già appena sopra lo stretto ti sente male, dice, mamma mia. E Roma comunque è una città che accoglie, posso dire, i pellegrini, insomma, e permette ad ognuno di essere se stesso con la propria identità. Armando Trovajoli era romano, ci ha lasciato da pochi anni, ha avuto la possibilità di esprimersi con la musica grazie a Galinè e Giovannini, che sono stati coloro i quali appunto hanno permesso di poter scrivere grandi musiche per i loro musical. Era anche un grande jazzista, Armando Trovajoli, ma era anche un grande orchestratore, permetteva all'orchestra veramente di suonare benissimo, perché le partiture che faceva erano praticamente quasi perfette, diciamo così. Allora questa sera lo mangiamo con un brano, secondo me, fantastico, ed è Roma non fa la stupida stasera. Buon ascolto.
più brillare che c'hai, è un principio di luna, tanto per noi. Altra città di mare, altra città che ha potuto esportare musica, ma anche importarla, del resto anche insomma durante la guerra mondiale, no? La musica arrivava a flotte, possiamo dire così, e grandi sono stati i compositori napoletani, insomma Carosone, Di Capua e tanti altri veramente. La musica napoletana ha influenzato compositori come Mozart. Quando si trovò a studiare a Napoli, la musica napoletana ha influenzato la canzone di oggi, la romanza è per primo napoletana. Io stasera mi sento in dovere di omaggiare Napoli, che brano, cominciando sicuramente da Carosone. Masco. Bello, Carosone. Thank you.
che bella cosa, hai urlato sole, l'aria serena dopo la tempesta, nell'aria fresca pare già una festa.
notte, 3, 4, ma un attimino possiamo aspettare, un attimino, di nuovo. Guarda, sono stato, non sapevo cosa portare per la Calabria, no? E poi ho pensato appunto a un autore che è un autore importante, un autore che in Italia è riuscito a scrivere delle cose veramente forti. Un artista. Chi è l'artista? L'artista molti lo definiscono in tanti modi. Credo che una delle belle definizioni sia quello che è quello di far sì, di pensare che l'artista sia colui il quale che vuole rappresentare più se stesso. È chiaro che se questo artista si sente vicino al Padre Eterno, molto probabilmente vorrà assomigliare sempre più al Padre Eterno, quindi tendere alla santità. E Michelangelo, io credo che fosse uno di quegli artisti con la capacità di fare la Cappella Sistina. Prima mi sono potuto permettere di venire a onorare, insomma, i bronzi di Riace. Mi sono fermato, gli amici mi hanno portato, ecco, di fronte all'opera d'arte rimani veramente incantato. Non ci sono parole per descrivere la bellezza dell'opera d'arte. Ma la forza dell'opera d'arte sta nella capacità di un uomo di poter scolpire, di voler scolpire se stesso al punto tale da vedere se stesso nell'opera che ha fatto. E non tutti hanno questo coraggio. E io credo che artista siano tutti, in qualsiasi lavoro si faccia, non è essere artisti perché suoni il pianoforte o perché insegni a scuola o perché lavori in banca, non è questo il punto. E allora questa sera ho voluto, vorrei così recitare una poesia, insomma un testo che è di Rino Gaetano, che è un vostro correggionale. E che scriveva tempo fa, chi vive in baracca, chi suda il salario, chi ama l'amore e i sogni di gloria, chi ruba pensioni, chi ha scarsa memoria, chi mangia una volta, chi tira al bersaglio, chi vuole l'aumento e chi gioca a Sanremo, chi porta gli occhiali, chi va sotto un treno, chi ama la zia, chi va a Porta Pia, chi trova scontato, chi come ha trovato, ma il cielo è sempre più blu, chi sogna i milioni, chi gioca d'azzardo, chi gioca coi figli, chi ha fatto l'indiano, chi fa il contadino, chi spazza i cortili, chi ruba, chi lotta, chi ha fatto la spia, ma il cielo è sempre più blu. Chi ha assunto alla zecca, chi ha fatto cilecca, chi ha crisi interiori, chi scava nei cuori, chi legge la mano, chi regna sovrano, chi suda, chi lotta, chi mangia una volta, chi gli manca la casa, chi vive da solo, chi prende assai poco, chi gioca col fuoco, chi vive in Calabria, chi vive d'amore, chi ha fatto la guerra, chi prende 60, chi arriva agli 80, chi muore al lavoro, ma il cielo è sempre più blu. Chi è assicurato, chi è stato multato, chi possiede e ha avuto, chi fa in farmacia, chi è morto di invidia o di gelosia,
chi ha torto o ragione, chi è Napoleone, chi grida al ladro, chi ha l'antifurto, chi ha fatto un bel quadro, chi scrive sui muri, chi reagisce distinto, chi ha perso, chi ha vinto, chi mangia una volta, chi vuole l'aumento, chi cambia la barca felice e contento, chi come ha trovato, chi tutto sommato, chi sogna i milioni, chi gioca d'azzardo, chi parte per Beirut e ha in tasca un miliardo, chi è stato multato, chi odia i terroni, chi canta Prevert, chi copia Baglioni, chi fa il contadino, chi ha fatto la spia, chi è morto di invidia o di gelosia, chi legge la mano, chi vende amuleti, chi scrive poesie, chi tira le reti, chi mangia patate, chi beve un bicchiere, chi solo ogni tanto, chi tutte le sere, ma il cielo è sempre più. Tutto un tessuto di amore.
È una richiesta, la facciamo subito, ci mancherebbe altro. Le parole, perché se mi scordo poi si arrabbiano, non lo aspetto. Lo sole è già spuntato dall'umani e voi bellissamente dormite ancora. Lacerti sono stanchi di cantare e affritti una fila non caffora sopra non va. E aspetta l'uomo ne che va affacciati, lasciati stare, non dormiti più, che a mezza di rincia sta nella, ci sogno buio, che aspetto a voi. Sta faccia così bella, lasciati stare tutti rinunciati e aspetto sul guardo la faccia. Un'opera dal titolo Ciuli Ciuli Jazz, sì, Marisella, della storia di una bellissima donna che passeggia per le strade del paese, come ce ne sono tante nei nostri fantastici paesi, insomma, e quindi buon ascolto, grazie. Marisella, quando passi tutti quanti guardano te, così bella, che una femmina più bella al mondo non c'è. Fai la spesa e il tuo fascino stravolge tutta via, anche in chiesa, nel silenzio sei la rosa come con te, vivere una vita per te, tutta la città fiorirà per noi, ma rimane un sogno se ti sfiora e non mi vuoi. Marisella, ho capito che non puoi mai essermi troppo bella per restare in questa vecchia periferia. Lo dice pure mia sorella, che invidiosa parla sempre male di te, ma una stella,
con te, vivere una vita per te, tutta la città fiorirà per noi, ma rimane un sogno se il sole non mi vuoi. Anche la città fiorirà per noi, ma rimane un sogno se il sole mi stravolge e te ne va. Bella sta rosa che ho scritto, che farà parte del nuovo album, auspicando che quest'anno i signori produttori si decidano, insomma, a far uscire questo quarto album. E l'ho scritto pensando al mio matrimonio, che ancora non è arrivato. Meno male, mi stai saltando, è una cosa impressionante. Perché all'inizio non lo capivo, invece adesso ho capito che... Sì, ho parlato con la psicoterapeuta, mi ha detto non ti preoccupare, mi ha detto, ecco mi scarpi, fino a quando sono l'idea che te sta buona. Dice, ok, allora sono a posto. Lasciamo perdere. E quindi la chiamiamo, titoliamo Bella sta rosa. Sfida che si vuole spugliare, brucia il vento portando sapori, brucia bevita china d'amore. Sotto la finestra c'è una campana, chi le ame chiesa che mi porta fortuna, la nostra casa è pronto lenzolo, dai io t'aspetto davanti al besolo, chi ha già la sposa ne esci da via, come una rosa, bella mia. Chi ha ancora sposa
Allora io volevo ringraziare per andare a Villola. Mi hanno detto che c'era questa cosa di Villola, scusate, soltanto infatti di chiudere a Villola. Lo sapevo. All'11 è perfetto. Pazzo, 10. La febbre del sabato sera. All'8 è proprio. Cantavo una canzone calabrese. Allora io no, vi. Mango? Mango la so, cioè nel senso che. Mango c'è. Ma la femmina. Massimo Ranieri. Va bene, io. Mala femmina, vai con mala femmina. Amato mio. Avesse fatta una che l'hai fatta a me, sto me l'avesse accesa e poi saper perché. Venga a coppa sta terra, femmine come a te, non ce ne scappo, no, onesto come a me.
grazie alla vostra associazione, al Tempo Libero, a Verona, a Lorenzina e Mario. Grazie a tutti, veramente.